Nonostante gli ultimi passi falsi, Game Republic è un team di sviluppo al quale non si può certo imputare la mancanza di stile, infuso e profuso in quantità in ogni sua opera, anche in quelle meno riuscite. La tendenza, dunque, è quella di riservare alla software house giapponese un certo quantitativo di credito. Tale fiducia potrebbe ottenere un più che discreto riconoscimento questo 25 novembre, data stabilita per l'uscita su Xbox 360 e PlayStation 3 di Majin and the Forsaken Kingdom, nuovissima IP prodotta e distribuita da Namco Bandai. Le vicende di Majin and the Forsaken Kingdom ci riportano immediatamente un centinaio d'anni nel passato, quando il fiorente mondo raccontato nel gioco venne corrotto da una spaventosa forza oscura. Un veloce fast forward ci mostra quindi uno dei primi misteri da svelare nella produzione Game Republic. Nonostante la razza umana sia quasi estinta, un ragazzo, il protagonista, è riuscito a sfuggire alla corruzione, vivendo da moderno Robin Hood nei boschi. Le stranezze si moltiplicano quando, venendo in controllo dell'eroe, lo scopriamo in grado di comprendere il linguaggio degli animali. Aiutato dai suoi piccoli amici, il nostro Beniamino riesce a penetrare di soppiatto nella fortezza malvagia e liberare il Majin, una creatura mitologica dai poteri straordinari, l'unica speranza di debellare l'oscurità ormai dominante. Stretto immediatamente un legame d'amicizia, i due partono dunque in un'avventura che instaurerà in loro una simbiosi del tutto particolare, il cui segreto potrebbe essere racchiuso nei ricordi del gigante. Nel corso dell'avventura, la magia fiabesca delle prime ore e dei primi dialoghi si perde leggermente, mostrando poi uno sviluppo ed una conclusione privi del fascino iniziale. Quello che doveva essere un prodotto prettamente basato sulla componente narrativa, dunque, si rivela nient'altro che un'avventura con una trama leggermente più elaborata del solito. Io voglio sconfiggere la tenebra. Tu cosa vuoi? Il gameplay di Majin and the Forsaken Kingdom si basa quasi per intero sull'interazione tra Tepeu e Teotl, vincolata da un comodo menu richiamabile in qualsiasi momento con la semplice pressione di un tasto. La cooperazione tra i due eroi sarà fondamentale, in primo luogo, nello sconfiggere le numerose creature oscure che ci si presenteranno sul cammino verso il recupero dei poteri magici del Majin. Tepeu, di costituzione minuta, non riuscirà infatti ad avere la meglio sui nemici, spesso molto più attrezzati, e dovrà quindi ricorrere alla potenza dell'amico, intervenendo in seguito con spettacolari takedown. Si alterneranno, quando il ragazzo rimarrà inevitabilmente isolato, divertenti fasi stealth, durante le quali sfruttare i sensi sottosviluppati dei nemici per cruente eliminazione alle spalle. Sono proprio queste sezioni stealth a mostrare però le pesantissime lacune dell'intelligenza artificiale, incapace di seguirci semplicemente dopo aver svoltato un angolo o esserci abbassati dietro il primo ostacolo. A sopperire a questo aspetto ci pensa fortunatamente una buona varietà di nemici, determinata anche dal ciclo giorno-notte presente in game. Molto buoni, invece, i diversi boss fight che ricalcano alla perfezione il concept classico degli adventure game, richiedendo al giocatore di osservare molto attentamente il terreno e le mosse dell'avversario. Io fa cadere con potere di vento. Come ogni action adventure dell'ultima generazione che si rispetti, anche Majin and the Forsaken Kingdom presenterà poi un semplice sistema di crescita dei personaggi. Ad affiancarlo diversi potenziamenti per l'equipaggiamento, capaci di donare ai due eroi diverse abilità passive. Sparsi nell'enorme ambientazione completamente aperta, vi saranno poi anche i frutti in cui sono stati rinchiusi i poteri del Majin. Sbloccandoli avremo la possibilità di utilizzarli non solo in combattimento, ma anche per risolvere degli interessanti enigmi ambientali, rendendo man mano più varia l'avventura. Questo sistema di graduale evoluzione dei personaggi ha permesso agli sviluppatori di inserire anche delle ampie sezioni di backtracking che ricordano molto gli action adventure game vecchia scuola, seppur la profondità non sia tale da allungare la produzione oltre le 10-12 ore previste per portarla a compimento. Un sentimento nostalgico che riaffiora anche assaggiando la forte componente puzzle che caratterizza l'avventura, identificata da enigmi la cui risoluzione richiederà una dose non comune di pazienza e spirito d'osservazione.
La maturità della produzione Game Republic, oltre che in un gameplay elaborato, si nota anche nel tratto artistico, che unisce una matura caratterizzazione psicologica dei personaggi alla tratteggiatura fiabesca del mondo in cui vivono. Un mondo calcato però da figure demoniache distorte, dal design malato, che si mescolano alle bellezze paesaggistiche deturpandole. Dal punto di vista puramente numerico, invece, Machine and the Forsaken Kingdom non fa gridare al miracolo, presentando modelli poligonali assolutamente nella norma e ambientazioni ben caratterizzate ma non sempre texturizzate in maniera soddisfacente. Alla discreta qualità di costruzione complessiva dei modelli si contrappone però un comparto animazioni non molto vario, che nel corso dell'avventura mostra più volte movimenti legnosi, precalcolati o non perfettamente collegati tra loro. Del tutto nella norma anche effetti luce e particellari, che si uniscono ad una palette di colori piuttosto satura, creando effetti spesso esagerati anche per l'occhio meno fino. Riguardo al sonoro, possiamo dire di aver apprezzato un'orecchiabile colonna sonora, ma non essere rimasti pienamente soddisfatti dal doppiaggio italiano, seppur presenti molti personaggi famosi e legati ai cartoni animati trasmessi su Italia 1 e non solo. Le aspettative riguardo Machine and the Forsaken Kingdom vanno leggermente ridimensionate. La produzione, che avrebbe dovuto basarsi su un racconto fiabesco emozionante, si perde un po' per strada, lasciando sostanzialmente al gameplay il peso di sostenere le promesse fatte al giocatore. Fortunatamente, il titolo presenta una struttura convincente ed interessante, ancorché troppo spesso viziata da inclinazioni casual, che riesce a mantenere piuttosto vivo l'appeal del gioco per la sua intera durata. Chiude il quadro di una discreta produzione un comparto artistico ricco di spunti di riflessione, ma non tanto muscolare da rivaleggiare con le ultime produzioni di questa generazione. Si tratta in definitiva di un titolo consigliato a chi, nostalgico di un passato adventure abbastanza lontano, si fosse stufato di quei giochi che oggi mascherano picchiaduro a scorrimento sotto banali enigmi.